Cari amici, buongiorno e buon sabato a tutti voi. Ci ritroviamo in un'altra filare del nostro orto. Oggi vi vogliamo mostrare le nostre cipolle, che sono uno degli alimenti più comuni per la nostra cucina. È vero, vanno più o meno in tutte le pietanze. Le possiamo mangiare crude, le possiamo mangiare cotte, le possiamo mangiare stufate, le possiamo mangiare fritte, le possiamo mangiare al forno, le possiamo mangiare con le frittate, le possiamo mettere in tante altre pietanze. È vero, Giovanni, vienici a trovare. Allora, cosa facciamo per raccogliere queste cipolle? E nel frattempo chiedevo a Raffaele qualche altra cosa delle cipolle. Cosa ci puoi dire delle cipolle? Come le possiamo piantare? Come si devono coltivare? Come si devono conservare? Innanzitutto si piantano come li hai già piantati tu, in fila, uno dopo l'altro, almeno un palmo l'uno dall'altro, ecco. Perché devono avere anche lo spessore poi per crescere il volume che fa anche la cipolla stessa. Sì. E poi, ecco, una volta che si raccolgono, quando sono maturo come in questo momento, queste sono le famose cipolle bianche, quelle che troviamo più o meno nella nostra zona. Sì. Ecco, poi vengono pulite come li stanno pulendo i nostri fraticelli. Ma soprattutto anche Bruno sta pulendo, ecco, come vengono conservate? Si intrecciano le une con gli altri, l'una sull'altra, si fanno delle trecce e si fa come una specie di coda di cavallo, così almeno ci insegnavano, è vero Bruno, i nostri genitori qui. Quindi fa una treccia lunga e si appendono in qualche parte della casa dove non deve essere troppo umido, perché altrimenti l'umidità indaccherebbe subito, farebbe uscire di nuovo le radici, anzi sì. Questa è una cosa che si fa, ecco. Qui si tagliano proprio le radici proprio per evitare che assorbano umidità e possano quindi rispuntare. Ecco, diciamo che stiamo facendo delle azioni buone, diciamo un procedimento buono, certo, per conservare le nostre cipolle. Nel frattempo che tu incominci a fare, volevo chiedere a Fra Francesco, che viene dall'India. Sì. E come mai ti trovi in questa zona? Vabbè, sono venuto qua per stare un po' qua a San Giovanni Rotondo, vicino a Padre Pio, per la festa, no? Sì. E di per sé studio la teologia a Santa Fara, Bari. Ah. Ma perché ti trovi in Italia e non Italia? In India? Sì. Vabbè, io sono nato a Roma. Sei romano di Roma, allora. Sì. Sì, i miei genitori sono indiani. Allora, quindi sei un romano di Roma indiano. Sì. È proprio sì, sì. Vero che Roma caput mundi, caput cioè mundi, che accoglie tutti i popoli e tutte sì, le nazioni. Sì, sì, sì. Questo nello spirito cristiano. Sta okay. Bene, poi? E poi e dopo il studi? Sì, studio teologia, sto facendo il con terzo anno. Con questi altri giovanotti che si sono già trasferiti oltre, perché loro sono veramente dei grandi lavoratori, eh? È vero? Sì, che sì. Che ne dici, sì. Francesco? Anzi, sono più veloci. Sono perché più veloci? Sì. Perché tu sei, insomma, più pratico dei libri anziché delle cipolle bianche. No, in India di per sé noi abbiamo le banane. Oppure di cipolle non ne avete? Usiamo, però vengono dalle altre parti, cioè almeno nella nostra terra non abbiamo. Sicuro? Sì, ma tu a casa non si coltiva, quindi non sei molto molto esperto, no, di agricoltura, diciamolo. Sì. Vengo da una regione che si chiama Kerala, la cipolla viene da un'altra regione che ho si capito chiama. Ecco, nel frattempo Raffaele ha fatto una treccia di delle cipolle, le appoggiate lì, facci perché, vedere perché, bene. Perché così si conserva anche nelle case, su un legno qualcosa, ecco, si fa asciugare. Ecco.
si fa asciugare. Quindi, sì. E così vi ricordiamo, cari amici, vi ricordiamo che questa, vedi che splendore di cipolla bianca, è proprio bianchissima, bianchissima, è perché è cresciuta nell'orto di Padre Pio. Ci sono anche di altre qualità, le cipolle rosse di Tropea, le cipolle gialle, le cipolle cromate e anche altre qualità. Però tutto si racchiude insomma in questo, questa pianta dell'orto che veramente fa bene, ci nutre, ma soprattutto che viene tanto tanto usata in cucina. E allora noi vi ricordiamo, appunto vi vogliamo far vedere che le cipolle che troviamo al mercato, che poi noi usiamo, ecco, vengono coltivate in questo modo. Certamente ci sono delle zone, no, dove la cipolla viene con più facilità, cresce vicino al mare, cioè che deve avere un terreno molto friabile, molto sabbioso. Qui, per grazia di Dio, abbiamo trovato un po' di buon terreno e raccogliamo delle buone cipolle che poi noi useremo alla nostra mensa di frati. E allora, fratelli e sorelle, ecco, vi auguriamo che anche voi possiate trovare sempre delle buone qualità di cipolle, di usarle bene perché ci fanno veramente bene all'organismo. E allora, tutti quanti insieme, vi auguriamo tanto bene nel corpo, ma anche tanto bene dell'anima, soprattutto tanta pace e bene.